Le modalità comunicative del carisma. L'utilizzo delle parole può avere molti effetti. Ci sono parole che commuovono, altre che influenzano, altre ancora che energizzano, altre che ispirano e così via. Dire la parola sbagliata nel momento sbagliato può compromettere completamente una comunicazione. Diventare persone dal forte carisma e dal potente empowerment vuol dire saper anche controllare il proprio linguaggio. Sicuramente la prima cosa da imparare è adottare un linguaggio semplice. È vero che un linguaggio sofisticato e articolato è sicuramente impattante, ma le persone più carismatiche sono quelle che riescono a rendersi facilmente comprensibili. Se si vuole ottenere un effetto wow, bisogna utilizzare una strategia. Non si deve tenere un discorso spettacolare, fatto di parole sensazionali, contornato di grandi effetti speciali, e poi lasciare le persone perplesse su quanto detto. Una strategia da utilizzare, allora, potrebbe essere quella del mix. Ovvero creare un discorso che sia sì sofisticato, ma con l'aggiunta di un riepilogo finale comprensibile a chiunque. Questo è uno schema molto potente, in quanto permette di essere intellettualmente elevati, ma con la garanzia di farsi capire da tutti. Altrettanto importante è la chiarezza. La chiarezza, unita alla semplicità, crea una comunicazione impattante, che sicuramente avrà effetto per un lungo periodo su chi ci ha ascoltato. Troppo spesso ci troviamo di fronte a operatori o leader che trasmettono messaggi incompleti, supponendo che noi andiamo poi a completare da soli il loro pensiero. Questa è pura distorsione. Quante volte facendo coaching mi è capitato di sentire la frase «gliel'ho fatto capire»? No, questa modalità non vi rende dei comunicatori. Non è efficiente e non è efficace. Spesso non si riesce a dire completamente qualcosa. Si tende a non essere chiari. E si finisce per utilizzare schemi linguistici che lasciano spazio all'interpretazione. Ma se lo spazio è troppo, tali schemi creano soltanto ambiguità e trasmettono incongruenza. Quindi, semplicità e chiarezza di linguaggio strategica sono indispensabili per rendere potente ogni comunicazione. Grazie ad esse entreremo nell'eccellenza. Un potente strumento linguistico da integrare nelle nostre comunicazioni sono le metafore. Le metafore rendono reali i concetti. Saper utilizzare abilmente le metafore ci permette di distinguerci dalla massa, di avere un immediato accesso alle emozioni di chi ci ascolta, di avere un fortissimo impatto su di lui. Quindi ricordiamoci bene questi primi tre ingredienti: semplicità, chiarezza, metafore. Un utile esercizio consiste nel fare dei discorsi con degli amici registrando il tutto, poi riascoltarli e rielaborarli in base a questi principi. Così, man mano, ci diventeranno naturali. Parlando di persone carismatiche, non possiamo non citare Robert Cialdini. Cialdini insegna che il 95% delle nostre scelte avviene a livello subconscio. Quindi, individua 7 leve che hanno una forte influenza sugli altri. Contrasto. Questa leva agisce quando mettiamo a paragone tra loro due elementi. Agisce sulla differenza che avvertiamo fra due cose o due eventi presentati uno di seguito all'altro. Per esempio, comprare un oggetto meno costoso subito dopo uno molto caro. Ci sembrerà più naturale, poiché percepiamo il suo prezzo come più accessibile. Simpatia. Quando piacciamo al nostro interlocutore, ci è molto più facile riuscire ad essere convincenti. Impegno e coerenza. Se ci prendiamo l'impegno di fare qualcosa, è molto più facile riuscire a mantenerlo. È molto più facile riuscire a persuadere qualcuno che abbiamo già convinto a fare una piccola azione. Reciprocità. Se facciamo qualcosa per qualcuno, è molto probabile che quel qualcuno poi ne faccia un'altra per noi. Se facciamo un favore specifico, è molto probabile che l'altro sentirà il bisogno di ricambiare. Pensate a quando qualcuno vi offre un caffè, immediatamente desiderate ricambiare. Autorevolezza. Quando ci presentiamo come una persona estremamente preparata, ci è molto più semplice riuscire a convincere l'interlocutore. Scarsità.
Se rendiamo qualcosa difficile da ottenere, quella cosa sarà maggiormente desiderata. Diventa oggetto di desiderio. Riprova sociale. Guardare quello che fanno gli altri per sentirsi più sicuri ed evitare di sbagliare, supponendo che sia la cosa migliore. Molti ristoranti hanno utilizzato questa leva per diventare di tendenza. Hanno pagato persone per stare in fila fuori dal locale mentre era pieno. Come gli altri principi, anche questo ci offre una rapida scorciatoia per decidere come agire. Il nostro consiglio è di integrare queste leve nel vostro disegno di comunicatori. Un altro elemento veramente importante e affascinante sta nel far ridere le persone. Il senso dell'umorismo è un elemento essenziale del carisma. Deve diventare un vero e proprio atteggiamento mentale, perché crea una connessione immediata con gli altri ed eleva immediatamente lo stato d'animo. Spesso una risata può aiutarci ad emergere o addirittura salvarci da un momento difficile. Ci sono molte tecniche per sfruttare al meglio il senso dell'umorismo. Il richiamo. Se c'è stato qualcosa che ha già fatto ridere e ha creato un clima divertente, si può creare un collegamento che vada a richiamare quella cosa. La satira, ovvero prendere in giro qualcosa esagerando negli aspetti ridicoli. Per utilizzare questa tecnica ci vuole molta abilità, ma è una delle più potenti nel campo dell'umorismo. Esagerazione. L'esagerazione ha una doppia funzionalità. In primis quella di far ridere e poi quella di far ricordare una cosa specifica, in quanto crea un forte ancoraggio tra quella cosa e la sensazione di felicità provata ridendo. Ovviamente anche in questo caso dobbiamo disegnare il nostro modello. Dobbiamo imparare a gestire bene i tempi, la mimica e l'espressività. Dobbiamo saper osservare l'ambiente, recepire i feedback, capire immediatamente se stiamo funzionando o meno e da lì tarare nuovamente la nostra strategia complessiva. Ampliamo ulteriormente la visione andando ad esaminare un altro aspetto del discorso, la struttura. Ogni discorso deve avere una sua struttura. Step 1. Catturare l'attenzione. Uno degli schemi migliori per catturare l'attenzione è andare a creare una sfida, per esempio mettendo sul piatto qualcosa che il nostro interlocutore non sa. Step 2. Chiarire l'obiettivo. Spiegare all'interlocutore le finalità del nostro messaggio, fargli capire cosa porterà a casa grazie a noi. Step 3. Anticipare le obiezioni e sfatare i miti, ovviamente qualora ce ne fossero. Ciò crea sicurezza e autorevolezza. Step 4. Sistema format. È un sistema meraviglioso da tenere sempre in considerazione per strutturare un discorso. Va seguito esattamente in questo ordine. Comunica i motivi. Fornisci le informazioni. Spiega come fare. Illustra le conseguenze e le applicazioni. Questi schemi sono utili a creare un forte empowerment nella persona che poi si espanderà in tutto l'ambiente. Valgono per chiunque, che si tratti di un operatore, di un receptionist o di un leader. Il leader trasmette l'identità e imparando questi concetti creerà una squadra dal forte empowerment. Ma anche un semplice operatore che introduca queste modalità andrà a creare un dislivello che per forza di cose l'ambiente vorrà appianare. L'empowerment è qualcosa che si respira nell'aria. Un hotel, il cui staff sia formato su questi principi, lo posiziona un passo avanti agli altri. Abbiamo formato molti staff con questi metodi e col tempo tutti i loro hotel sono andati un passo avanti.